cambiamenti climatici e i loro effetti sull'ambiente sono al centro delle strategie e degli interventi della Regione Toscana, sia per prevenire le devastanti conseguenze di calamità naturali, come ad esempio l'alluvione del 10 settembre a Livorno, sia per procedere con la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti, come nel caso della Lunigiana. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente e alla difesa del suolo, Federica Fratoni. È incardinato nei lavori del Consiglio regionale e questo è un piano davvero molto attuale e di grande respiro. Intanto pone un obiettivo strategico di fondo che io trovo assolutamente irrinunciabile, ovvero portare a zero entro il 2020 l'esposizione delle nostre comunità agli sforamenti dei limiti delle PM10 e del biossido di azoto e stare nei limiti invece che non esistono per legge ma che sono, diciamo, soglie di attenzione per quanto riguarda l'ozono. Oggi noi abbiamo zone critiche che sono la Piana Lucchese, la Piana Pistoiese e Pratese e stiamo intervenendo in queste zone e in altre, ovviamente per il biossido di azoto l'incriminato è il traffico veicolare e quindi tutto il comparto fiorentino in qualche modo monitorato con particolare attenzione. Interveniamo insieme ai comuni, insieme a strategie condivise, ad azioni definite nei loro piani comunali che poi trovano una cornice di riferimento proprio in questo piano regionale, che peraltro mette a sistema tutte quelle azioni che sono ricomprese in atti di pianificazione altra. Per esempio tutta l'attività di supporto al trasporto pubblico rientra e è recuperata dal piano regionale sulla mobilità e quindi anche in quelle pianificazioni che per altri fini, diciamo, sono riportate buone pratiche sul campo ambientale offrono un contributo a questo che è un unico atto, un'unica cornice che punta, come dicevo, a un obiettivo essenziale per la salute dei cittadini. Questo fondo è contenuto in una norma di legge che deve essere ancora approvata dal Consiglio regionale, però l'estate che abbiamo alle spalle ci dice che dobbiamo dotare la Regione Toscana di alcune infrastrutture disseminate nelle tre zone in cui possiamo ripartire la nostra regione, ovvero la costa, il nord e il sud, che in qualche modo ci affranchino per il futuro anche dai rischi che ciclicamente si ripetono, perché noi abbiamo avuto siccità nel 2003, un'ulteriore crisi nel 2007, poi nel 2012, quindi a distanza di 4-5 anni il fenomeno si ripete e per calibrare anche la dotazione di risorse su tutto il territorio abbiamo la necessità di realizzare alcune grandi infrastrutture, ad esempio il bacino di Pian di Goro in Val di Cecina, come alcune condotte essenziali, la dorsale Apo-Versiliese, il raddoppio del Fiora, quindi sicuramente reti che la nostra regione deve avere per offrire un servizio di qualità ai propri cittadini. Per fare questo l'autorità idrica toscana ha predisposto un piano di priorità di interventi che sono già contenuti nel piano d'ambito e questi sommano circa 200 milioni, poco meno. Per finanziare questo piano la Giunta regionale ha proposto una norma per la quale viene istituito un fondo presso l'autorità idrica toscana alimentato da una quota parte della tariffa. Sgombriamo il campo, nessuno intende aumentare le tariffe dell'acqua, tutt'altro, ma proprio lavorando sulle componenti attuali che compongono la tariffa oggi applicata riteniamo di poter trovare quei margini utili per finanziare questo piano che si svilupperà di qui a 10 anni, ma con un ammortamento che poi sarà molto più lungo. Beh, le risorse impegnate sono notevoli perché sono 30 milioni solo per le spese di soccorso e le somme urgenze, ma ulteriori 23 per le cosiddette opere per eliminazione del rischio residuo, ovvero tutti i ripristini, i consolidamenti. Quindi in un fazzoletto di terra dove purtroppo la furia della natura ha portato il dramma che tutti conosciamo, la Regione però è impegnata, tra l'altro anche grazie a un contributo che arriva dal Dipartimento della Protezione Civile per 15 milioni e mezzo a fare una serie di opere che consentano la messa in sicurezza e soprattutto il consolidamento appunto di opere, di argini, casse di espansione. L'evento di Livorno è stato un evento molto particolare, difficilmente inquadrabile in termini statistici e quindi sempre di più ci dobbiamo misurare con eventi di questo genere. È chiaro che ci vuole un impegno determinato, l'impiego di risorse per il Presidente Rossi, per la
Giunta la difesa del suolo è sempre stata la priorità fra le politiche varie di investimenti di risorse e credo che questa sia una scelta molto saggia orientata alla tutela della sicurezza dei cittadini. Questo è un piano particolarmente importante perché è la messa in sicurezza di Firenze e della Piana Fiorentina. È un piano che è stato siglato nel 2015, 64 milioni da parte del governo, 42 della regione toscana. Beh, sono le opere attese da oltre 50 anni, visto che il 66 la ricorrenza è trascorsa da poco più di un anno. Abbiamo già cantieri aperti, la prima cassa di Figline è praticamente completata e direi collaudata e a breve, nei prossimi mesi, partiranno le gare anche per le ulteriori casse e per i lavori che appunto sono situati in quella zona. Stiamo parlando di 75 milioni, ma partiranno anche progetti sempre in Firenze sul torrente Mensola, sul torrente Emma, che fra l'altro sono progetti di riqualificazione fluviale, saranno accompagnati da parchi urbani. Poi vi sono altri interventi nelle zone critiche, sicuramente il Carrione di Carrara per essere sempre sull'attualità dei danni prodotti dal maltempo. È un piano molto importante che sta procedendo speditamente e devo dire con orgoglio grazie alla struttura del genio civile, dei geni civili opportunamente riorganizzati dopo la legge 22 che ha ripreso le competenze in materia di difesa del suolo dalle province toscane. Beh, la Lunigiana è stato un evento, io l'ho ereditato ovviamente essendo subentrata da 2 anni e mezzo, ma ho visto con che forza la regione toscana, che dispiego di forze è stato messo in campo e i risultati si cominciano davvero a toccare. Anche in queste ultime settimane gli eventi, la pioggia di questi ultimi giorni in particolare, ha in qualche modo collaudato di per sé il muro di Aulla. Mi dicono i tecnici che se questo non fosse stato ripristinato forse oggi faremmo i conti con una nuova esondazione in quella cittadina, ma abbiamo anche restituito a quella comunità le scuole elementari, stiamo procedendo per la costruzione delle scuole medie, è stato completato il lavoro all'asilo nido, alla mensa, quindi diciamo che nella zona di ricostruzione gli interventi stanno arrivando a conclusione, fra l'altro sono stati inaugurati anche i ponti, in particolare ho nella memoria quello di Stadano, che è un'opera veramente da visitare quasi come attrazione turistica. Sono interventi che generalmente diciamo stanno all'atere di quelli strategici di cui al piano straordinario che abbiamo desiderio di mettere in campo. Posso dire che in quest'estate 2017 sono stati costruiti nuovi pozzi per far fronte all'esigenza, sono stati investiti 20 milioni, tutti interventi che stanno andando a conclusione proprio in queste settimane che certamente hanno aumentato la disponibilità di risorse. L'altra faccia della sicurezza rispetto alla realizzazione delle opere è sicuramente quella della buona manutenzione dei nostri corsi d'acqua, quindi con una manutenzione ordinaria, con un'opera direi quotidiana e ripetuta. I consorzi bonifica sono stati profondamente riorganizzati, non solo perché sono stati ridotti, e comunque in Toscana ne avevamo qualche decina, oggi sono soltanto 6, ma sono diventate macchine molto strutturate sul piano tecnico e sul piano anche finanziario, perché tutti i cittadini toscani che ricevono un beneficio da quella manutenzione sono stati messi a contribuenza. Sono circa 90 milioni le risorse che vengono dalla contribuenza, ma dobbiamo aggiungere a queste le risorse che la Regione Toscana mette direttamente per le manutenzioni dei corsi d'acqua principali che provengono dal piano di sviluppo rurale, quindi i consorzi di bonifica hanno davvero, come si suol dire, un bel gruzzoletto che deve essere speso nel modo più efficace possibile. Per tornare anche alle zone colpite, noi ci accorgiamo oggi della differenza davvero di avere una struttura organizzata che può intervenire celermente con le somme urgenze, con le opere, ma anche, ripeto, con un presidio, un'attività quotidiana nel tempo.
abbiamo dato anche un incarico all'Università di Pisa per disegnare lo scenario di una Toscana carbon free al 2050, quindi una quasi totale smarcatura dalle tradizionali fonti fossili. Certamente la Toscana può immaginare questo traguardo come regione perché possiamo beneficiare di una grande ricchezza che è il fluido geotermico di cui la nostra regione è principalmente dotata a livello europeo, credo, e quindi possiamo appunto disegnare uno scenario nel quale, avendo recuperato tutte le competenze ambientali dalle province, quindi oggi la regione si occupa di tutti i controlli sugli impianti termici, lo faremo attraverso un'agenzia, entreremo nelle case dei cittadini e nelle aziende, la regione gestisce fondi FESR sull'efficientamento energetico, la regione rilascia le autorizzazioni degli impianti e tutte le varie autorizzazioni per anche gli impianti appunto geotermici. Diciamo, è un quadro complessivo che ci dice che è proprio il livello regionale quello nel quale possiamo disegnare una cornice, in fondo il 2050 non è poi così lontano, nel quale appunto si passi a un approvvigionamento quasi totale da fonti rinnovabili, e la fonte geotermica in particolare vi rientra e deve essere considerata per l'apporto che No.